Un breve saluto a tutti gli amici. Vorrei augurarvi un buon Natale. Purtroppo sarà un Natale basta. Un Natale senza fuochi d'artificio, con un'aggregazione delle famiglie, spero, come è nella natura degli italiani. E vorrei comunque fare una semplicissima, velocissima considerazione a proposito di quei, virgolettiamo, signori, doppia virgolettatura, onorevoli, che si stanno permettendo cose che gli italiani non potranno più permettersi per tantissimo tempo. Ancora una volta hanno fatto comunella, non è un bel termine, si sono uniti, non le voi direte contro cosa, cercando di aiutare, di fare, no, si sono uniti nella difesa di alcuni vergognosi atteggiamenti di prebende che loro non si meritano, che sono assolutamente fuori della logica del momento, ma soprattutto di sempre. Questa congrega cosa ha fatto? Dice no, non dipende dal governo, non è il governo che ha la possibilità di intervenire su riduzioni dei loro stipendi, è una cosa chiusa, è una casta appunto, io direi che è una setta, non segreta, ma è una setta, dipende dai capi, dai segretari della Camera e del Senato, uno dei due, quello della Camera, ha garantito che si interverrà in maniera decisionale, saranno i loro stipendi, ripeto, mai guadagnati, mai maturati nella logica della una contropartita in qualche modo che deve essere data per ogni stipendio che viene elargito. Non hanno mai fatto niente, anzi, e ha detto che saranno allineati alla media degli stipendi degli onorevoli del mercato dell'Europa. In questo significherebbe un dimezzamento, un 50%, auguriamocelo. Sono tutti però armati questi disonorevoli. Perché? Perché devono difendere le loro prebende, quelli che loro considerano dei diritti acquisiti. E siccome sono acquisiti, non derivano da una meritocrazia, anche se non fanno nulla, loro le debbano avere. Dovete andare a lavorare, dovete capire, non lo capite, ma ve lo faremo capire noi. Avete capito?